Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi, apertura dedicata alla cronaca, quattro autobotti dei vigili del fuoco, polizia di Stato, polizia municipale e mezzi di emergenza in via Gelso in tarda mattinata per le operazioni di spegnimento di un grosso incendio divampato al sesto piano di un appartamento che ha reso necessario ai vigili del fuoco evacuare l'intero edificio. Tra le possibili cause pare una stufa lasciata accesa vicino ad una scrivania. Il primo servizio. L'applauso è esploso forte e spontaneo tra le persone in attesa in via Gelso 62 a Salerno nel quartiere Carmine quando i vigili del fuoco, intervenuti prima di mezzogiorno per un grosso incendio divampato al sesto piano di un edificio, sono riusciti a trarre in salvo il cagnolino intrappolato nella casa dove non era presente la proprietaria, giunta in un secondo momento. Pare che a scatenare le fiamme sia stata una stufa accesa vicino ad una libreria dove ha preso facilmente a fuoco tutto il materiale presente. Quattro autobotti dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia, mezzi di emergenza ed anche i vigili urbani che hanno dovuto interdire il traffico sulla strada per consentire la sosta dei mezzi di emergenza al lavoro sono intervenuti per domare le fiamme visibili anche dall'esterno. Un fumo nero e un odore acre forte ha reso irrespirabile l'aria in tutta la zona dove è presente, proprio di fronte all'edificio in cui è scoppiato l'incendio, anche una scuola superiore, l'Istituto Trani. A scopo precauzionale le persone presenti nell'edificio sono state invitate ad allontanarsi e hanno atteso all'esterno il completamento delle operazioni di spegnimento che non sono state semplici e rese ancora più difficoltose dal forte vento. Un vigile del fuoco durante le operazioni si è ferito ad una mano ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Ecco alcune testimonianze delle persone che hanno assistito alle operazioni di spegnimento e che si trovavano all'interno del palazzo quando sono divampate le fiamme. All'improvviso abbiamo sentito puzza, hanno chiamato dicendo che era andato a fuoco l'appartamento del settimo piano. Tu dove vivi? Io al quarto piano del palazzo, sentivo una puzza, vedevamo la gente tutta in mezzo alla strada, siamo scesi anche noi. Ma non sappiamo come è andato a fuoco, nulla. Un grande spavento, è ancora in corso. Sì, la paura è stata tanta, ma ancora, perché le fiamme ancora sono alte. Quindi abbiamo evacuato il palazzo, ovviamente. Signora, voi tanta paura per vostra figlia? Troppa, cioè io tremavo, perché poi non riuscivo a vederla, perché avendo la febbre mia figlia stava dormendo. Io ho visto soltanto correre i pompieri, ho detto ma che è successo? Sono corso e ho visto le fiamme, mi hanno fermato perché volevo entrare dentro, c'è mia figlia, poi fortunatamente l'ho vista giù, però la paura è tanta, tanta. E mare permettendo è previsto per domani mattina alle ore 7 lo sbarco dei migranti a bordo della nave Ocean Viking tratta in salvo nelle acque internazionali a largo della Libia. Tra loro ci sono 41 minori non accompagnati che sarebbero in buone condizioni di salute. Come ha comunicato questa mattina il prefetto di Salerno Francesco Russo al termine di una riunione che si è tenuta in prefettura. Sentiamo. C'è preoccupazione per il forte vento che accompagnerà domani, su previsioni anche di velocità di 100 km orari, le operazioni di sbarco dalla nave Ocean Viking che ha recuperato a bordo di un gommone sgonfio 92 migranti, tra loro 41 minori non accompagnati che sarebbero in buone condizioni di salute, come ha comunicato il prefetto di Salerno Francesco Russo al termine della riunione operativa che presso la prefettura questa mattina ha predisposto alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, dell'ASL, del comune di Salerno con l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto e tutti gli enti e le associazioni interessate, il piano attraverso il quale i migranti saranno identificati e smistati nei centri di accoglienza. La presenza di un forte vento ha fatto scegliere di non allestire apposite strutture come i tradizionali gazebo utilizzati nelle precedenti occasioni. Si è deciso di farli scendere poco alla volta e di procedere con l'identificazione presso dei camper allestiti sul Molo 22 all'interno del porto commerciale di Salerno, dove alle 7 domani mattina prenderanno ufficialmente il via le operazioni di sbarco.
La Ocean Viking era già arrivata a Salerno nel 2022 per uno sbarco. Per il comune capoluogo e per il suo porto si tratta del secondo sbarco nel 2023. Prefetto, mare permettendo, domani mattina alle 7 la città di Salerno e quindi anche la prefettura si preparano ad accogliere questo ennesimo sbarco nel nostro porto. Sì, sì, ci hanno appunto avvisato che ci sarebbe stato questo sbarco, l'Ocean Viking che già abbiamo avuto qui nel porto di Salerno. Abbiamo 92 migranti a bordo, la nazionalità è tutta africana, ci sono parecchi somali, poi ci sono persone del Sudan, Sudan del Nord e Sudan del Sud, Ghana, Egitto e qualche altro paese. Quindi, quanti minori pure? I minori sono, i non accompagnati sono 41 da quando ci è stato segnalato, 3 sono minori accompagnati e quindi sono 48 maggiorenni. Noi abbiamo già predisposto un attimino, anche stiamo lavorando anche per l'accoglienza evidentemente. Per quanto riguarda invece l'arrivo, noi manterremo, diciamo, come dire, lo standard dei nostri interventi, quindi ci sarà subito, l'USMAF sale a bordo, no? La sanità marittima, e poi giù sul molo 22 accoglieremo praticamente, ci saranno le visite mediche da parte dell'ASL, il tampone, e non potremo mettere, visto l'avviso meteo, delle strutture gazebo, perché temiamo per il vento, però abbiamo parecchie strutture, diciamo, camper in buona sostanza, medici per accoglierli. Abbiamo già predisposto tutto, abbiamo individuato chiaramente anche i mediatori culturali attraverso l'Arci e la Caritas, abbiamo i due momenti, noi mediatori culturali che saranno lì al porto e poi un gruppo di mediatori che saranno invece a Via dei Carrari per l'identificazione, l'attività successiva che svolge la questura. E poi, diciamo, tutti i migranti saranno indirizzati alle destinazioni che intanto abbiamo già in parte trovato e troveremo nel corso della giornata. È preoccupato del fatto che questo possa essere il primo di una lunga serie di stagione di sbarco? Ma guardi, no, non c'è preoccupazione, c'è consapevolezza e volontà confermata da parte di tutti. Io ringrazio tutte le componenti, a partire dalle forze di polizia, fino ad arrivare chiaramente alla Croce Rossa, all'ASL. Noi avviseremo anche, come facciamo sempre in questi casi, anche l'azienda ospedaliera nei casi in cui ci fosse qualche necessità, anche se è stato segnalato dalla nave che non ci sono particolari, diciamo, situazioni sanitarie difficili, perché sapete che ci sono contatti continui proprio per capire a che cosa andiamo incontro, no? Per garantire al modo più efficiente praticamente l'accoglienza. Non preoccupazione, noi facciamo il nostro lavoro con impegno e vediamo mano a mano, insomma, quello che saremo chiamati a fare. Assessore, il Comune di Salerno si prepara a questo nuovo sbarco, quale sarà il contributo che potrà dare? Naturalmente il nostro intervento è sempre sui minori, soprattutto quelli non accompagnati, in questo caso sembrerebbe siano 41, più ci sono 3 minori accompagnati, siamo pronti con il solito iter, anche in questo caso un po' più emergenziale, perché purtroppo i posti nelle strutture minori scarseggiano e quindi stiamo anche provvedendo oggi a dare una risposta in via emergenziale e poi successivamente a capire come provvedere in una maniera più strutturata, perché presupponiamo che questo non sarà sicuramente l'ultimo sbarco, visto che adesso si avvicina il periodo caldo. Avete già notizie anche sulle condizioni di salute? È una cosa che è stata chiesta dal prefetto, stiamo aspettando di avere notizie più specifiche in merito, non dovrebbero esserci grossi problemi, ma comunque l'ASL era presente e quindi sono pronti anche per gestire eventuali problemi sanitari. E ci occupiamo ora di sanità, o meglio di cronaca giudiziaria. Sono stati condannati ad 1 anno e 8 mesi di reclusione più spese processuali e risarcimento del danno per un importo di 80.000 euro a titolo provvisionale. La sentenza di primo grado per 2 medici dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno su 7 indagati ritenuti responsabili della morte di Alessandro Farina il 13
sedicenne di Pellezzano ucciso da una crisi legata ad una forma di diabete avvenuta a pochi giorni prima del concludersi dell'anno, il 27 dicembre del 2017, per edema cerebrale e polmonare scaturito da una grave forma di diabete. Per il giudice è stata riconosciuta la responsabilità dei medici intervenuti nella presa in carico del paziente nel non aver riconosciuto i sintomi del diabete facilmente rilevabili con un semplice test. Altri due medici sono stati invece assolti perché il fatto non sussiste. E continuiamo ad occuparci di sanità perché il 1 aprile è scaduto il contratto per i medici dell'ex USCA, le unità speciali di continuità assistenziali trasformate poi in UCA. 200 medici a casa, una vera e propria beffa per il segretario generale della funzione pubblica della CGIL di Salerno, Antonio Capezzuto, che chiede all'ASL di mantenere gli impegni presi. Sentiamo. Dopo 3 anni in prima linea, il 1 aprile è scaduto il contratto per i medici dell'ex USCA, le unità speciali di continuità assistenziale trasformate poi in UCA per i 200 medici che durante l'emergenza Covid hanno prestato la loro attività in tutto il percorso di Covid e post-Covid. Dopo l'incontro tra i vertici della funzione pubblica CGIL di Salerno e il direttore generale dell'ASL, Gennaro Sosto, dove sono stati presi impegni precisi sui medici ex UCA ed ex USCA con la predisposizione di 2 appositi bandi per il loro impiego nei pronto soccorso e sul territorio, continua la mobilitazione della funzione pubblica CGIL salernitana a tutela di centinaia di medici impegnati dall'aprile del 2020 nell'emergenza Covid, ma che il 1 aprile però non si sono visti rinnovare il contratto di convenzione con l'ASL di Salerno. E proprio a pochi giorni dalla scadenza del contratto, il segretario italiano dei giovani medici della sezione di Salerno, il dottor Mario Passaro, ha incontrato il direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Primo Sergianni. L'ASL ha intenzione di continuare la collaborazione con i professionisti che finora hanno lavorato durante tutto il periodo emergenziale e dunque il DS ha invitato tutti i medici in scadenza di contratto ad iscriversi al bando per continuare la collaborazione per attività sul territorio che verranno organizzate in base alle necessità dei vari distretti. Una vera e propria beffa per Antonio Capezzuto, segretario generale della funzione pubblica della CGIL di Salerno. Nonostante i medici siano stati protagonisti di un'opera indispensabile e preziosa dal punto di vista della sicurezza sanitaria e sociale, coprendo le falle di una medicina territoriale assente e non pronta a gestire un'emergenza sanitaria senza precedenti. I medici ex USCA che hanno rischiato la vita dal primo giorno di emergenza Covid oggi vivono invece il paradosso di essere stati completamente dimenticati dalla politica e da quanti in questi 3 anni hanno plaudito al loro immenso lavoro. Chiediamo alla direzione strategica, agli uffici predisposti di accelerare dunque il processo di reclutamento avviato con 2 bandi predisposti a marzo. Chiediamo al direttore generale dell'ASL Sosto di mantenere gli impegni presi con l'avvio del corso abilitante per l'emergenza territoriale entro aprile, così da dare delle prime risposte ai medici ex USCA. Bisogna velocizzare il cronoprogramma per l'apertura delle case di comunità per garantire servizi più puntuali ai cittadini e occupazione stabile per i medici, così in una nota Antonio Capezzuto, segretario generale della funzione pubblica della CGIL di Salerno. E la situazione ovviamente è comune anche per altri distretti campani e della provincia di Salerno, stessa situazione anche a Pagani, stessa emergenza sanitaria. Sentiamo. Anche l'USCA di Pagani chiude i battenti a dichiarare la fine delle attività dell'unità speciale di contenimento. Il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno, Domenico Lombardi, il Covid-19 alle spalle, anche se rimarranno a lungo, se non per sempre, impresse le immagini di una tragedia sanitaria senza precedenti per tutti noi. Ora però bisogna pensare al futuro della sanità e della gestione del personale stesso. Dallo scorso 31 marzo le attività dell'USCA, impegnata dal 2020 nella battaglia contro la pandemia attraverso campagne di vaccinazione e tamponi, sono ufficialmente interrotte a tempo indeterminato. E al di là delle proposte che al momento restano tali di utilizzare i medici del personale delle USCA nei pronto soccorso degli ospedali dove si registrano carenze ormai ataviche, resta l'attività sui territori, la necessità di dover garantire ancora vaccinazioni sia contro il Covid-19 che altro e la voglia di tornare ad investire in temi di prevenzione come gli screening oncologici. Restano però disponibili le possibilità di fare
i tamponi non solo presso le farmacie, i medici curanti, ma anche insomma in ospedale, prenotandosi all'ospedale di Nocera, per esempio, sarà possibile fare il tampone. Per quanto riguarda insomma il nostro ruolo, è praticamente all'attività inerente al Covid. Insomma, per me è stata un'esperienza estremamente formativa, che veramente è stata molto 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 intensa. Spero di non aver deluso. Credo insomma che veramente viverla è stata la parte o una delle parti più importanti nella mia carriera professionale, non tanto per il valore scientifico, ma proprio per il valore umano e per insomma l'obbligo che avevo dentro di cercare di essere il più disponibile possibile e dare una mano per quello che mi è stato possibile. Certamente dal punto di vista personale, chiaro che ci sono stati dei momenti in cui alcune criticità potevano essere affrontate in maniera diversa, ma non vuol dire che chi ha deciso determinate cose lo abbia fatto più o meno in malafede o volendo sbagliare. Quando si combatte una battaglia come questa, si passa da varie fasi. Se posso riprendere quello che stavo dicendo prima, è chiaro che noi siamo prima stati sorpresi da questa pandemia, perché non sapevamo come muoverci, per cui c'è stato, perché no, anche un momento di paura, di preoccupazione. Poi è sopraggiunta la fiducia, la speranza, la voglia di affrontarla, e in tutte queste fasi ci sono stati dei momenti di criticità, anche delle involontarie frizioni, se vogliamo, conflitti di idee su come operare, ma tutto sommato insomma diciamo che sono relativamente soddisfatto. E ci spostiamo ora a Scafati, dove è stato danneggiato il bene confiscato Nicola Nappo, ma noi non arretreremo. A dirlo il segretario regionale della CGIL Nicola Ricci. Ignoti in pratica hanno sfondato delle porte d'ingresso, portando via nei giorni scorsi anche un motosega ed un impianto audio. Il servizio. Il fondo Nappo è un bene della collettività, è un simbolo della legalità. Questi non sono atti vandalici, ma azioni ben precise e chiari messaggi da parte di chi non vuole che in questo territorio si pratichi la legalità con iniziative concrete. Lo ha dichiarato il segretario generale della CGIL Campania Nicola Ricci dopo l'ultimo episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri all'interno del fondo agricolo intitolato a Nicola Nappo di Scafati, vittima innocente della criminalità, ucciso per errore a 23 anni nel 2009, bene confiscato alla criminalità. A denunciare l'accaduto in una nota il presidente di ALPA e dell'ATS Terra Viva, che lo gestisce, Giuseppe Carotenuto, il segretario generale FLAI CGIL Nazionale Giovanni Mininni e il segretario generale della CGIL Campania Nicola Ricci. Questa volta a finire nel mirino di chi non vuole che la parola legalità si diffonda sul territorio di Scafati è stato uno dei manufatti presenti all'interno del bene confiscato gestito dall'ATS Terra Viva con CGIL, FLAI CGIL, Finetic e Arciferro 3.0, che recentemente ha ottenuto attraverso il comune di Scafati un finanziamento di circa 1 milione di euro proprio per il recupero di questi fabbricati presenti all'interno del fondo agricolo appartenuto al clan Galasso. Ignoti hanno sfondato una delle porte d'ingresso portando via un motosega ed un impianto audio. Nelle scorse settimane c'è stato il furto dei tavoli dell'area picnic e di alcuni attrezzi agricoli. In qualche caso a subire danni sono stati anche gli attivisti, che hanno subito il danneggiamento delle loro auto mentre si trovavano nel fondo agricolo. È chiaro che si sta passando dalle minacce ai danneggiamenti, con il chiaro obiettivo di farci andare via, ma se pensano di intimidirci noi non arretreremo di un passo. Chiediamo però alle forze dell'ordine di vigilare con maggiore forza affinché episodi del genere non avvengano più. L'ennesimo atto intimidatorio non ci fermerà. Il fondo Nappo è un bene della collettività, è un simbolo della legalità, e soprattutto questi, che non sono atti vandalici, sono segnali ben precisi. Il comune di Scafati ha ottenuto da poco un finanziamento di 1 milione di euro, perché è credibile l'operazione di riqualificare quell'area, di riqualificare ovviamente anche da un punto di vista agricolo il fondo, ma soprattutto noi siamo impegnati come CGIL, come ALPA, per la qualità e per creare
buon lavoro, buona occupazione. E lo ribadiamo, saremo sempre un presidio di legalità e questi non passeranno, queste azioni non passeranno indolore, saranno ovviamente perseguitate e noi ci opporremo ogni giorno quotidianamente. E ci spostiamo ora nel Cilento perché arrivano buone notizie. Sarà riaperta tra giovedì e venerdì santo la strada del Mingardo. Vanno avanti i lavori di messa in sicurezza nella vicina Palinuro, a buon punto anche i lavori per riaprire l'arco naturale proprio in prossimità delle festività pasquali. L'elicottero che nei giorni scorsi ha sorvolato Palinuro non è passato inosservato. Il mezzo è stato utilizzato per trasportare la rete metallica che dovrà essere posizionata a protezione dell'arco naturale. Proseguono dunque a ritmo serrato gli interventi per la messa in sicurezza della struttura monumentale. La speranza è riaprire la spiaggia già per questa stagione estiva. A chiusura degli interventi il simbolo di Palinuro tornerà al suo splendore e sarà fruibile da tutti. Concluso l'iter burocratico durato diversi anni, a novembre scorso sono stati finalmente consegnati i lavori di consolidamento e risanamento conservativo. Un tempo l'arco naturale riusciva ad attrarre turisti nazionali ed internazionali. Negli ultimi anni lo scenario è stato diverso, con la spiaggia dei VIP interdetta da reti metalliche e cartelli di divieti, eppure il fascino è rimasto invariato. In tanti, nonostante i divieti, non hanno rinunciato ad un tuffo nei pressi dell'arco. Intanto, a pochi passi dalla monumentale struttura, si lavora incessantemente per riaprire la strada del Mingardo. Se tutto va bene, la strada sarà riaperta per venerdì santo. I lavori stanno andando avanti. Nei giorni scorsi sulla vicenda era intervenuta anche la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, che aveva chiesto al comune di Camerota l'immediata sospensione dei lavori relativamente agli interventi previsti nell'ordinanza di somma urgenza firmata dal sindaco Scarpitta, e la diffida a predisporre nel più breve tempo possibile un progetto di restauro paesaggistico del sito inciso dalle demolizioni. Il sindaco ha tenuto a ribadire: stiamo proseguendo con i lavori di somma urgenza, non appena riaperta al traffico la provinciale, speriamo anche per le imminenti festività pasquali, vedremo con tutti gli enti il da farsi per ripristinare tutto quanto c'è da ripristinare, non è questo il momento delle polemiche. È stata sequestrata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania la salma di Alfonso Palumbo, il 42enne di Futano, rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 marzo scorsi lungo la strada cilentana all'altezza dello svincolo di Ceraso. Nelle prossime ore sarà disposto l'esame autoptico. Sentiamo. Sarà eseguita non prima di venerdì l'autopsia sul corpo di Alfonso Palumbo, il 42enne di Futani, rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale che si è verificato nella notte tra il 18 e il 19 marzo lungo la strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana, all'altezza dello svincolo di Ceraso. Subito dopo il decesso è stata sequestrata la salma dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vallo. Gli inquirenti vogliono far luce sulle cause che hanno portato al decesso del falegname, ricoverato per più di 10 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Luca. È morto in seguito ad un arresto cardiaco nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il 42enne, nella notte del 18 marzo, era a bordo della sua Fiat Punto, quando improvvisamente si è fermato lungo la Cilentana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe sceso dall'abitacolo dell'auto e dopo poco una Mercedes classe A guidata da un 40enne di Montano Antilia avrebbe tamponato la Punto, che successivamente avrebbe travolto Palumbo. Altra tragedia arriva da Capaccio Pestum. Non ce l'ha fatta Cosimo Alessio, di 62 anni. L'uomo ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate nel sinistro che si è verificato il 17 marzo scorso in Viale della Repubblica. Dopo 2 settimane di agonia, il cuore di Alessio ha cessato di battere all'ospedale Ruggi di Salerno. La sua morte ha suscitato grande commozione nella città dei Templi. L'uomo era conosciuto da tutti per la sua onestà ed integrità. Lascia la moglie e 2 figli. Alessio era anche uno dei fratelli di Angelo Alessio, noto ex calciatore della Juventus e di altre squadre di calcio professionistico.
Tra poco parleremo di sport, di Salernitana, dopo la gara di ieri alla Spezia, ma lo facciamo tra pochissimo, dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con... I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Un pari per la Spezia Salernitana, a fine partita con grande onestà intellettuale il trainer portoghese ha riconosciuto di aver sbagliato le sostituzioni nel corso del secondo tempo, mentre ha difeso Pirola, sfortunato protagonista in tandem con Koulibaly nell'azione che ha portato al gol del pareggio dello Spezia. Sentiamo. Direi che non si deve prendere con un giocatore, si deve prendere con tutti noi, non solo con il giocatore ma anche con me stesso, perché sono io che faccio le decisioni. Le decisioni durante la seconda parte non sono state le migliori. Cioè, quando ho pensato nella squadra, anche sapendo di perdere pressione alta, ho più capacità di pressare alto e di stare un po' più alto, ho voluto avere due giocatori con più palleggio, sia Emil sia Giulio, e questo non abbiamo avuto il successo per quello. Per questo non prendiamo con Piro, prendiamo con tutti, anche con me stesso. Abbiamo fatto un primo tempo dentro di quello che noi ci credevamo, abbiamo lavorato. Solo la imprecisione del controllo e del passaggio non ci ha dato la possibilità di andare più volte in conclusione e fare più gol. Invece il secondo tempo, e soprattutto dopo il gol, chi aveva la palla voleva giocare sempre indietro, cioè non si prendeva più la responsabilità di attaccare lo spazio quando non c'era il compagno in una linea di passaggio per poter dar continuità al gioco, della mobilità del compagno verso il giocatore che ha la palla per poter uscirsi dalla pressione e andare verso il centrocampo avversario. Non è successo nulla di questo. Cioè, abbiamo avuto una transizione importante con Dia dove potevamo concludere meglio, però siamo molto meglio di questo. Il livello individuale e collettivo è molto superiore a quello che abbiamo presentato oggi. Purtroppo la partita non è uscita bene e allo stesso tempo non avversario diretto, fuori casa abbiamo preso un punto, per questo è un qualcosa di molto importante. L'atteggiamento buono, l'atteggiamento è presente e deve avere questa continuità, perché è su questo atteggiamento che abbiamo preso soprattutto questo punto. Credo che non c'è nessuna squadra di salvezza che abbia avuto così 5 partite di file a prendere punti come noi. Per questo sicuramente ci va dalla continuità e la consapevolezza che siamo sulla strada giusta, però siamo molto meglio di quello che abbiamo presentato oggi e spero vederlo, perché la prestazione della settimana è una prestazione buonissima in tutto quello che abbiamo fatto, però ripeto, cioè, tutti noi oggi non siamo stati al nostro meglio e abbiamo preso un punto e questo mi rende oltre felice. E ha detto giustamente non prendiamocela con i singoli, le chiedo di anticiparci, di farci un sunto di che cosa dirà Pirola, che proprio nel momento in cui stava crescendo in maniera esponenziale, tantissimo anche oggi, insomma prima dell'errore che ci sta e che può capitare, aveva mostrato grandi passi avanti. Che cosa gli dirà? Cosa dirà a questo giovane alla ripresa, immagino già domani? Quello che dico spesso a voi, quello che passa
già non lo possiamo controllare. Quello che avviene, sì, e su quello che ci dobbiamo centrare. Ed ora il basket, la Givova sciupa una grande occasione nello scontro diretto giocato ieri pomeriggio a Reggio Emilia. La squadra di coach Sacripanti fa lungo gara di testa, ma si fa raggiungere sulla sirena e cede ai supplementari. Sconfitta pesante per la lotta a salvezza della squadra dell'Agro. Beh, credo che noi nella sua complessità di gara abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo approcciato a modo giusto, abbiamo tentato di alzare il numero dei possessi andando a tutto campo, togliendo il playmakeraggio a Reggio Emilia, facendo giocare fuori posizioni, sono stati molto accorti in quello che abbiamo fatto e questo ci ha dato buoni frutti. Siamo andati avanti anche di tanto e poi abbiamo avuto un periodo in cui, quando è aumentata l'intensità difensiva di Reggio Emilia, abbiamo buttato via troppi palloni, abbiamo sbagliato qualche tiro aperto che bisognava capitalizzare e soprattutto cosa abbastanza strana per la mia squadra, che ha alte percentuali. Su 22 tiri liberi ne abbiamo segnati 13, ne abbiamo sbagliati 9 e in un punteggio così così chiuso, chiaro che questo ha fatto la differenza. Non siamo stati molto fortunati con la caviglia di Imbro, anche se poi è rientrato e però ha giocato senza paura, chiudendo un po' il terzo e il quarto tempo. Poi è chiaro che nel momento dei supplementari si è deciso molto per episodi. Onestamente loro sono stati più cinici, più lucidi su alcune scelte. La rimonta di Oricevicius da 3 punti ha fatto 2 canestri molto importanti, noi non abbiamo capitalizzato tutto quello che di buono avevamo fatto fino a quel momento. Possibilmente si riapre un campionato a 6 giornate dalla fine, riuscirà a salvarsi chi ci crede di più, chi avrà più dedizione in tutto quello che fa, chi avrà anche un briciolo di fortuna e chi ci crederà di più. Io credo che oggi noi abbiamo sbagliato tanto, però eravamo arrivati qua con una partita ben preparata, ben coscienti di tutto quello che potevamo fare, chiaramente con l'assenza di Julia Stone per un problema di adduttori. Non bisogna battersi, bisogna essere sul pezzo, partire da quello che di buono c'è stato e sapere che ci sono 6 giornate in cui si deciderà poi il tutto. Ed è tempo di Coppa Campania invece per la Power Basket Salerno. Questa mattina a Palazzo di Città presentata la Final Four che si svolgerà a Matierno il 5 e il 6 aprile prossimi. La squadra di coach Menduto punta a far festa in casa con i suoi tifosi, ma la concorrenza si annuncia comunque spietata. Sentiamo. È stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala del Gonfalone a Palazzo di Città alla presenza delle istituzioni civili e cististiche comunali e regionali la Final Four di Coppa Campania di basket. All'atto conclusivo sono giunte 4 squadre che si sfideranno mercoledì 5 e giovedì 6 aprile al Palazzo Silvestri di Matierno per conquistare l'ambito trofeo messo in palio dal Comitato Regionale Campano della FIP
presieduto da Antonio Caliendo. Le semifinali vedranno di fronte Caserta e Benevento nella gara delle ore 18 di mercoledì. In serata alle 20:15 scenderà in campo la Power Basket Salerno, fresca di promozione in vinta regionale, e padrona di casa che se la verrà con Mondragone. Spettacolo assicurato in campo ed anche grande attenzione all'accoglienza dei fans da parte della società organizzatrice, che ha voluto fare le cose per bene. Il presidente Renzi e il DG Parrella hanno ottenuto dal comitato regionale l'assegnazione della Final Four ed ora la Power si augura che sia festa piena anche in campo. Capitan Chavez e soci vogliono alzare la coppa davanti ai propri tifosi. Bisognerà fare i conti con tre rivali agguerrite. Spettacolo ed adrenalina sono assicurati. Si comincia mercoledì alle ore 18. La finale sarà disputata giovedì 6 aprile con inizio alle ore 20. Prima di tutto grazie. Ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale e ovviamente le società presenti. Sì, diciamo, noi come idea da settembre 2020 ci siamo stati quelli di portare avanti un discorso di eventi, di portare il basket ovunque possiamo, e questo ovviamente per noi è un vanto essere qui a Salerno, quindi una capitale importante con delle società importanti e anche la presenza di squadre che non sono all'interno delle Final Four. Questo è un motivo di soddisfazione per tutto il movimento. Presidente Renis, le Final Four di Coppa Campania a Salerno, oggi la presentazione, poi da mercoledì in campo per la Coppa. Sì, finalmente è quasi arrivato il giorno delle Final Four a Salerno, a casa nostra. Siamo felici, siamo onorati di ospitare questa gran bella manifestazione, e la conferenza stampa di oggi appunto darà modo a tutti di conoscere il gran bel avvenimento che sarà. Oggi dal Comune di Salerno la presentazione, quattro squadre che sono al top del campionato, quindi una coppa che offre un livello tecnico importante agli appassionati. Sì, quattro squadre importanti, tre capoluoghi di provincia e Mondragone, che è una squadra al momento molto in forma, nonché una gran bella realtà, e daremo il nostro massimo impegno affinché la Coppa resti qui a casa nostra. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.